Il compito è quello di dare il benvenuto innanzitutto a Sua Eccellenza il Cardinal Vettori, che ci onora della sua presenza, alla dottoressa Acidini, sovrintendente al Polo Museale Fiorentino, e a tutti voi che avete accolto il nostro invito. È una semplice cerimonia questa, ma rilevante, perché dopo un anno di lavoro è terminato il restauro di una delle numerose, sono 44, vetrate della nostra cattedrale. È un lavoro, questo del restauro, che è iniziato molti anni fa, negli anni 70, ha avuto una breve interruzione ed è ripreso poi negli anni 80 e 90, grazie anche al contributo della Cassa di Risparmio di Firenze e successivamente dell'Ente Cassa. Questa vetrata verrà riportata nel secondo ordine alla Cappella di San Matteo, non appena sarà terminato, una quindicina di giorni di esposizione che faremo qui in questo luogo, in modo che anche i visitatori abbiano la possibilità di vedere il lavoro pregevole che è stato fatto dalla ditta Polloni e della maestranze dell'opera, che da tempo, sotto la sorveglianza della sovrintendenta, fanno questo lavoro. Quindi vi ringrazio della vostra presenza, riprenderò poi al termine la parola, perché, come sanno coloro che hanno avuto il comunicato stampa, è intenzione dell'opera dare un segno piccolo ma importante di riconoscimento alla ditta Polloni, perché da decenni segue questo lavoro rilevante. L'importanza delle nostre vetrate nella cattedrale verrà sottolineata dalla dottoressa Cidini, e quindi non sta a me dirvi niente, ma credo che chiunque entri nella cattedrale non può non rimanere affascinato dalla bellezza di queste opere, che hanno visto alcuni fra gli artisti più importanti nel periodo della costruzione della cattedrale lavorare a questa esecuzione. Quindi ringrazio tutti e do senz'altro la parola alla dottoressa Cidini per due parole di illustrazione del significato di queste vetrate e di quanto siano rilevanti appunto per la percezione stessa anche del senso religioso della cattedrale. Grazie. Eminenza Reverendissima, Presidente e carissimi amici presenti, è davvero emozionante tagliare un altro traguardo nel lungo percorso già evocato dal Presidente verso il restauro completo di un patrimonio vitrario unico in Italia, unico al mondo, qual è quello della Cattedrale di Santa Maria del Fiore. Un patrimonio di 44 finestre, il cui inizio conosciamo, avvenne nel 1394 e la cui conclusione nel 1444, mezzo secolo per realizzare vetrate istoriate sotto la guida dei più grandi artisti, e qui la vetrata che qui presentiamo è stata progettata da Lorenzo Ghiberti come molte altre, e realizzate da provetti vetrai che erano famosi in Europa e che venivano inseguiti addirittura per potersene assicurare la maestria, al servizio di una cattedrale che si voleva splendida, dedicata a Maria, come il nome dell'intitolazione Santa Maria del Fiore chiaramente annuncia ai fedeli. La straordinaria quantità di vetrate, la qualità che ha visto appunto presenti qui Lorenzo Ghiberti, altrove anche negli occhi del tamburo ulteriori artisti, va sottolineata, perché nell'immensità dell'architettura, nella ricchezza dei messaggi devozionali e artistici, si rischia di perdere la percezione di quanto sia coerente e importante questo patrimonio di storie raccontate attraverso le immagini di profeti, di sibille, di santi, che dalla facciata conducono verso la parte absidale e si distribuiscono nel triconco attraverso serie di vetrate che appartengono alle cappelle sottostanti, quindi, o come questa, all'ordine superiore nelle tribune. Quindi una sorta di narrazione per immagine alla quale occorre tornare con attenzione per apprezzare la finezza dell'impianto artistico, la ricchezza della decorazione, ma anche la grande pregnanza
teologica e devozionale che viene dall'iconografia prescelta, quella del ciclo degli antenati di Cristo, che percorre le vetrate e conduce appunto da questa genealogia biblica alla fioritura dell'albero di Jesse, questo albero genealogico che si distribuisce nelle generazioni ricordate dalla Bibbia e che ha come fiore culminante Gesù Cristo, nato nel grembo della Vergine Maria, fiore di quell'albero biblico dalle radici profonde. Dunque un messaggio straordinariamente importante affidato alle vetrate, insieme con gli eventi poi del Nuovo Testamento che trovano posto negli occhi del tamburo. Questo restauro ci restituisce vetrate che hanno avuto vicende complesse, spesso anche traumatiche, come accade a questi fragili capolavori esposti agli eventi atmosferici, e dunque il loro restauro ci restituisce una piena e fulgida visibilità grazie alla perizia dell'officina ormai tradizionalmente legata a questa grande impresa, quella di Polloni, a cui mi associo per esprimere l'apprezzamento, mentre ringrazio la collega Maria Matilde Stivari della Soprintendenza che da funzionario di territorio ha seguito queste imprese e tutti coloro che le hanno rese possibili, perché si tratta davvero di un grande servizio all'arte e alla fede, quello di riportare alla visibilità che appartiene al vetro, perché il vetro è fatto per essere inondato dalla luce e diventare così narrante nella sua colorata trasparenza, così come la visione ravvicinata oggi ci permetterà di apprezzare la finezza delle lavorazioni che gli artisti hanno voluto dedicargli. Dunque davvero un apprezzamento a nome del Ministero per i Beni Culturali, che qui ho l'onore di rappresentare, per questa impresa che va avanti con coerenza, con tenacia, riportando alla Cattedrale e dunque al mondo l'attenzione su un tesoro d'arte e di fede che non dobbiamo mai dimenticare. Sono due parole, ma solo per dire grazie. Grazie all'opera di Santa Maria del Fiore, che con tanta tenacia porta avanti il suo compito di custode di questa meraviglia di arte e di fede che è la nostra cattedrale. Ma si potrebbe dare per scontato questo compito di custode, in realtà è un compito che assorbe tante energie e anche tante risorse. Quindi il ringraziamento si estende a tutti coloro che in vario modo collaborano e cooperano, sia con la vigilanza propria delle istituzioni dello Stato, sia con il conferimento di contributi che permettono di portare a termine questo disegno di sostegno alla continuità della nostra cattedrale. Non posso però neanche esimermi dall'impressione che ho avuto io nel confrontarmi con quel che appare nel momento in cui vediamo da vicino questa vetrata, e cioè la grandezza del progetto che c'è stato dietro. Cioè, i nostri antenati non hanno pensato semplicemente a fare un contenitore per un'assemblea liturgica, ma hanno voluto che esso fosse dotato di una bellezza e di una pregnanza di significati che aiutasse coloro che stavano celebrando a comprendere il senso del mistero, a farlo con le capacità migliori dell'animo umano e della mente umana a esprimere la lode. Pensare un progetto di 44-45 vetrate qual era fino all'Ottocento, significa fare non le cose in piccolo, e questo mi sembra anche un messaggio per l'oggi della nostra città. Non pensare in piccolo credo che sia un messaggio che ci viene da tutto questo e che ci dovrebbe stimolare come fiorentini a non adagiarci in quel che di grande abbiamo ricevuto, ma anche a fare progetti grandi per la nostra città di oggi. Grazie. Allora, due parole prima. Tanto chiamerei il rappresentante della ditta Polloni, se non lo vedo. Sì,
Prego. Due parole prima di consegnarle una pergamena con riportato il riconoscimento dell'opera dell'uomo, che è una elaborazione del professor Guglieri, e una medaglia d'argento, che è la medaglia del centenario, del settimo centenario dell'opera dell'uomo. Però due parole proprio per il significato particolare. Perché questo? Non solo perché siamo in presenza di una ditta artigiana fra le più importanti, le più vecchie, le più particolari della nostra città, ma anche perché in qualche modo attraverso questo riconoscimento, che è doveroso perché sono decine di anni che la collaborazione per il restauro delle vetrate si fonda sul lavoro delle maestranze di Rita Polloni, anche è un riconoscimento un po' a tutti gli artigiani che in qualche modo hanno abbellito la nostra cattedrale. Noi quando parliamo dei nostri monumenti siamo soliti ricordare gli architetti, siamo soliti ricordare i pittori, gli artisti, grandi artisti, ma tutto quello che ci hanno lasciato non sarebbe stato possibile senza il lavoro di persone che umilmente ma con grande capacità hanno appunto eseguito quello che veniva loro indicato. In questo caso, nel caso poi delle vetrate, è particolarmente vero perché gli artisti si limitavano a fare dei cartoni e a seguire poi il lavoro, ma poi era il lavoro di questi artigiani del vetro che rendeva possibile quello che noi oggi vediamo. Quindi l'opera con questo intende veramente sottolineare questa preziosità di collaborazione della quale noi stessi beneficiamo attraverso le nostre maestranze che con voi collaborano e con tutti quelli che operano nella cattedrale collaborano, perché come diceva il nostro cardinale, questo monumento si mantenga degno di chi l'ha pensato e di chi l'ha voluto così grande come espressione di una fede di popolo. Una nota aggiuntiva che il professor Guerrieri mi ha consegnato poco fa, che è un reperto trovato da lui, ma credo che sia interessante perché nel 1943 un sacerdote, Nocentini, faceva questo ritratto: asta lunga e sottile, voce tonante, largo il gesto, simpatico l'aspetto, presto allo scherzo e dello svago amante di fiorentino scanzonato il detto. Cristi fissa sul vetro e santi e sante, bel decoro del loco benedetto, ed il lavoro gli frutta assai contante, e d'artista la fama ed il concetto. Peccato che vivendo in tale ambiente non sempre segua quei che fur più buoni e faccia mostra di non creder niente. Penso però che in questo ci canzoni e ben diverso sia nella sua mente, se ben m'appongo a tal Guido Polloni. Ora, eminenza, a lei tirare il filo.
Sì, davvero incredibile. Poi sa che oggi c'è il sole. Questa bella per la legge. È vero, per la rispondenza. Grazie.